Ciao a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Mamma mia, questo è il primo video che faccio nella mia camera giù in Sicilia. Sono tornata 2 giorni fa, credo, sono ancora un po' scombussolata e finalmente riesco a fare i video con le mie luci davanti senza squagliarmi, perché l'ultima volta che ho fatto un video qui con le luci era tipo fine agosto. Qua in Sicilia faceva un caldo atroce, anche ora non è che faccia freddissimo, anche se siamo praticamente a novembre, però riesco a stare davanti alle luci senza morire. Allora, oggi faremo un video che io amo, una tipologia di video che io amo tantissimo, lo sapete, cerco di farla il più spesso possibile, ma ogni tanto salto dei mesi, ovvero sto parlando dei preferiti e dei bocciati del periodo. Io sto evitando di dire del mese perché non riesco ad accumulare tante cose da dire, tipo i preferiti e i bocciati di settembre, ottobre, novembre, perché non ce la faccio, quindi faccio del periodo e ammucchio un attimino, raggruppo un po' le cose dei vari mesi, dei mesi passati, oppure anche degli anni passati che ho riscoperto che magari prima usavo, poi no, vabbè, un casino. L'unica cosa è che a me il nome preferiti e bocciati del periodo, c'è un insetto, che schifo, non mi fa impazzire, è un nome un po' noiosetto, tipo preferiti e bocciati del periodo, non è una cosa che mi fa impazzire. E quindi stavo pensando un po' come chiamare questa rubrica, come rintitolarla, questa rubrica. E siccome sul mio canale ci sono tantissimi video sui miei peggiori appuntamenti, i peggiori appuntamenti più brutti, più disastrosi, i miei ex fidanzati mi hanno tradito, ci sono tanti intrighi amorosi nel mio canale, quindi mi sono detta che questa rubrica ho pensato di chiamarla tipo i fidanzati e gli ex del periodo. È un nome molto, sì, molto stupidotto, lo so benissimo, però è una rubrica molto leggera, quindi ho pensato di chiamarla così. Mi sto facendo una delle mie solite intro lunghissime, scusatemi. Parto subito. Non ho tantissimi ex del periodo, non ho tanti prodotti bocciati, ovviamente gli ex saranno i prodotti bocciati, perché per fortuna non ne ho avuti tanti e quindi partiamo con i fidanzati e alla fine lasciamo gli ex. Allora, ho una marea di prodotti per capelli, di accessori per capelli, ne ho veramente tantissimi e ne ho scelti soltanto un po' perché non potevo fare un video di 3 ore. Allora, partiamo dai cerchietti, che sapete che sono una mia grandissima fissa. Io amo i cerchietti, li ho sempre amati e li amerò per sempre, da Gossip Girl ad adesso. Comunque, uno dei primissimi cerchietti che ho usato di più in questo periodo, magari ve lo metto qua vicino ai capelli, è questo qui a forma di orecchiette di gattino, che mi vedete usare la maggior parte delle volte quando faccio i Get Ready With Me, dove mi devo truccare perché è utilissimo, perché mi tira tantissimo indietro i capelli e inoltre è super super carino perché è così, poi oro rosa con queste pietrine, veramente delizioso e io lo uso tantissimo. E questo l'ho preso da H&M per tipo 9 euro, 9,90 euro. Altro accessorio per capelli che ho amato ultimamente, che sto indossando spessissimo, è questo cerchietto qui di Primark, che è molto molto carino. Allora, in videocamera sembra di ottima qualità, sembra veramente bello. Tenendolo in mano capite che è un po' cheap, che è stato pagato poco, che non è fatto benissimo perché ha queste parti di foglie di oro qui che sono molto ballerine e inoltre le pietruzze non sono proprio di chissà quale qualità, però in videocamera, in foto e anche magari da lontano se si passeggia, sembra veramente molto carino e io lo indosso spesso sia in casa che fuori casa ed è super super carino. Ho fatto un sacco di foto con questo cerchietto, le trovate anche sul mio Instagram, e questo l'ho preso da Primark per il modico prezzo di 6 euro, che secondo me è un prezzo più che onesto per questo cerchietto, perché magari da H&M io l'avrei pagato anche 15 euro e niente. L'unica cosa è un po' piccolo, cioè sembra un po' un cerchietto per bambini, non è per bambini, però è un po' piccolino, non so, vabbè. Poi, altro accessorio per capelli che io ogni autunno, ogni inverno tiro fuori
sono loro, sono i miei baschetti. Io ne ho tantissimi e vi faccio vedere quelli che ho comprato ultimamente. L'ultimo che ho preso è anche l'ultimo, il mio più grande amore, il mio più grande fidanzato, ovvero lui, questo baschettino qui con questi cuoricini applicati sopra. È di un colore tipo blu elettrico, tra il blu e il viola. È molto 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 carino ed è quello con la tesa, con la testata, non so, con il buco più ampio, è quello che mi sta più largo, più comodo, e io di solito li indosso esattamente così, magari un po' più sistemati, però questo, e ha tutti i cuoricini sopra ed è bellissimo, secondo me mi sta anche bene, e io i baschetti li amo perché li trovo degli accessori bellissimi da avere in testa e sono degli accessori salva capelli, perché io molto spesso quando i capelli che devo lavarli, magari non ho tempo di lavarli però devo uscire, ogni tanto mi metto questi baschetti, mi tiro indietro i capelli ed è perfetto perché ovviamente la parte dei capelli non... qua sopra non si vede e quindi ti salvano un po' la vita se non vuoi farti la coda. E inoltre ovviamente fanno quello che deve fare un cappello, ovvero tenere caldo. Quindi lui l'ho preso da Accessorize per 19,90€, che è un po' in realtà per un cappello, per un baschetto è un po' tanto, però è buono. Inoltre tutti quelli che vi sto facendo vedere sono di vera lana, quindi almeno questo, non sono in feltro. Poi altro baschetto che ho preso e che non ho ancora indossato è questo qui di Primark. Adesso me ne faccio vedere tre che ho preso tutti quanti da Primark. Ed è questo qui nero con le perline tranquille applicate sopra. Questi qua di Primark hanno il buchetto, che voi non vedrete mai perché è tutto nero, più stretto. Quindi io li devo un attimino allargare. Comunque più li mettete più si ammorbidiscono. E questo qua ad esempio prima di indossarlo lo devo allargare un po' perché stringe in testa. Io non ho una circonferenza molto grande della testa, infatti anche i capelli di solito prendo una M o una S, però questi qua sono veramente strettini. E quindi lui, che ancora non ho indossato, però è bellissimo, lo metto fra i preferiti perché ho indossato i suoi fratelli tantissimo. Adesso li faccio vedere. Quest'altro bianco che è identico all'altro, quindi stessa forma, stessa misura, e anche lui ha le perline che non so se vedete perché sono bianco su bianco, in realtà è panna, non è bianco. E anche lui preso da Primark, l'ho pagati, tutti questi qua che vi sto per far vedere li ho pagati 5€, quindi quello nero, quello bianco e l'ultimo, chissà che colore avrò mai preso, rosso, eccolo qui. Questo è leggermente più grande degli altri due come circonferenza, come diametro, però la parte del buchetto, ecco qua si vede bene, è uguale. E inoltre questo qui è un baschetto un pochino più caratteristico, più classico, perché ha il pennacchietto qua, ha il classico pirulino che hanno i baschetti. E questo qui è veramente bellissimo, secondo me il baschetto rosso bisognerebbe averlo tutti, cioè tutti dovremmo averlo nel proprio armadio perché è troppo carino. Io adesso ovviamente questi qua essendo stretti li devo lavorare un pochino di più rispetto all'altro, però io i baschetti li amo, li trovo un accessorio bellissimo sia da comunque avere magari per fare il video, anche per uscire, perché sono super super carini e ti danno subito quel qualcosa in più, ti danno subito quell'aria di raffinata, di ragazza un pochino più chic, più elegante, più curata, che appunto si cura, non lo so come spiegarvi. E quindi loro sono stati i miei preferiti, poi ce ne sono altri però sono vecchissimi, non saprei neanche dove dirvi dove prenderli, e li ho pagati appunto 5€. Adesso li devo posare un attimo. Altro mio fidanzato indiscusso che non ho indossato perché ve lo volevo far vedere è questo qui, questo braccialetto qui. È un braccialetto di Stroi di Oro, me lo ha regalato mia sorella per come regalo di Natale, di compleanno insieme, perché comunque non è proprio economicissimo, ed è bellissimo, c'è scritto amore in italiano, c'era anche con la scritta love, però con la scritta in italiano, con la scritta amore, secondo me era più carino, era veramente più caratteristico, e mi piace tantissimo perché stanno andando di moda tantissimo questi qua con le scritte, con la doppia fascetta, e mi ricordava tantissimo un bracciale che ha Chiara Ferragni, che sarà probabilmente di Cartier, Bulgari o qualcosa del genere, e mi piace da morire. Io avrei preso anche quello con la scritta love, però erano un po' troppo simili.
quindi spero di trovarne altri simili a questi, magari con altre scritte all'interno, o magari se riesco proprio io a farmi incidere il mio nome. Io amo i gioielli personalizzati, magari come può essere il Pandora, che scegliete voi, i charm da mettere all'interno, o questi qua con le scritte. Mi piacerebbe tanto averne uno con la scritta Liuba, con la scritta Mickey, con la scritta Famiglia, tante scritte appunto che potrei personalizzare io, quindi se conoscete un brand che fa cose di questo tipo, consigliatemelo giù nell'info box, nei commenti, perché sono veramente curiosa, cioè mi piacerebbe tanto prenderne uno. Vi faccio vedere l'unica cosa di make up che ho inserito qui, ed è ovviamente un altro fidanzato, quindi un altro preferito, ed è questo qui. Questo è il Infallible More Than Concealer, quindi è un correttore di L'Oreal della linea Infallible. Hanno fatto sia il fondotinta che il correttore, io li uso entrambi in combo, ed è il correttore che sto usando adesso, ed è un correttore secondo me fantastico. Questo qui lo paragonano un po' come un dupe di quello di Nabla, che non mi ricordo mai come si chiama, il correttore di Nabla, che il correttore di Nabla dovrebbe essere a sua volta un dupe del correttore di Tarte, quindi tutti i dupe che si dupano, ed è un correttore che a me piace perché ha un prezzo giusto secondo me per quello che è. L'ho pagato, se non sbaglio, 12 euro, l'ho comprato tipo da Tigotà, acqua e sapone, quei negozi un po' così, e ha un'altezza, certo, ha una coprenza medio-alta, secondo me, veramente fantastica. Io in questo periodo, che sono un po' nel mio periodo X, ho un po' di brufoletti qui, poi qui ho ancora la cicatricina dell'herpes, ho un po' di rossori in faccia, e lui me li copre abbastanza bene. È stratificabile, quindi lo potete riapplicare più volte, non fa l'effetto tipo off, quindi un po' brutto da vedere, è molto molto carino. E inoltre ha la cosa fighissima, nel frattempo c'è una mosca in giro che continua ad andare di qua e di là, la cosa carina secondo me è che ha qui lo scovolino ciccione, veramente grandissimo, e stanno andando tantissimo questi scovolini enormi, sia per i correttori che per... Mamma mia, c'era una macchina che ha fatto una sgommata assurda, mi sono spaventata. Comunque, che stavo dicendo? Stanno andando tantissimo i fondotinta e i correttori con questo scovolino enorme che emula un po' quello del rossetto. E questo qui è nella colorazione 327 Cashmere, penso sia la più chiara, era quella più chiara fra quelle esposte, mentre io nel fondotinta utilizzo il 20 Ivory. Quindi sì, lui è un mio fidanzato del periodo. Ok, è giunto il momento, come nella vita di chiunque, di nominare gli ex. Gli ex purtroppo ci sono sempre, ci saranno sempre nella vita di una persona, e quindi sì, è arrivato il momento di farvi vedere i miei ex. Allora, i miei ex sono un po' sni, in realtà. Potrei dargli... sono ex un po' per finta, perché sono ex che ho trascurato ma che in realtà mi piacciono, come ad esempio questa qui, che è la boccetta che ho comprato da a Londra, dovrebbe essere tipo una, anche lei, una dupe della Chili, anche se la forma è completamente diversa, si chiamano Chili o Chills, non mi ricordo. Comunque questo è Mickey che abbaia, grazie Mickey. E lei, allora, l'ho messa tra i bocciati non perché funziona male, ma perché non la sto usando. Io quando stavo qui in Sicilia d'estate la usavo tantissimo, mentre a Milano non l'ho usata completamente, quando andavo in giro non me la portavo perché ha un contro che è molto pesante, di per sé vuota, è bella pesante, inoltre comunque è abbastanza grandina, e quindi preferivo non portarla, facevo l'errore di comprare le bottigliette fuori. Io non sono una grande attivista del zero waste, quindi tipo dello spreco di rifiuti, o appunto sì, dello spreco di rifiuti, del fare meno rifiuti possibili, però ovviamente nel mio piccolo io cerco sempre di far questo, quindi magari di portarmi fuori la mia schiscetta o di portarmi fuori la mia borraccia per evitare di comprare bottigliette di plastica. Però devo ammettere che questa l'ho usata pochissimo, ed è per questa che l'ho messa fra gli ex, per un mio problema, non è lei, è colpa mia, non sono io il problema, no, aspetta,
non sei tu il problema, sono io. La classica frase degli ex, quindi sì, il problema sono io, non è lei, però l'ho dovuta mettere fra gli ex per questo motivo. E per lo stesso motivo devo mettere anche lui, che è il mio Nintendo 2DS XL Max bla 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 verde acido e nero, che io ho comprato l'anno scorso per il mio compleanno. È stato un regalo che io ho tanto tanto voluto, perché io amo giocare con i Game Boy, PS4, Nintendo, e Nintendo DS secondo me è la console più carina, perché è piccola, te la puoi portare in giro ed è super super funzionale, perché ha uno schermo enorme e touch, e ci sono un sacco di giochi che a me personalmente mi piacciono. L'unica cosa, non l'ho usata tanto, l'ho usata molto spesso anche qui d'estate, finita l'estate non l'ho più usata e quindi l'ho tanto tanto trascurata, e adesso contavo di, stavo cercando di riutilizzarla, quindi vorrei comprare un gioco che mi intriga, mi appassiona, per poterci giocare un pochino di più. E quindi sì, lei purtroppo è anche un bocciato, il mio povero Nintendo, però anche qui non è colpa sua, ma è colpa mia. Non sei tu il problema, ma sono io. Bene, come al solito i miei video finiscono sempre in... Ah no, ne ho dimenticato uno! L'ho visto adesso, scusatemi. Vado a prendere un mio ex al ritorno. Eccomi, scusatemi, era nascosto il furbetto. Sentite questo rumore? Non ho delle maracas in mano. Ovvero, questo è il mio ex. Questo cerchietto qui. Questo è un cerchietto di Zara. Ed è un cerchietto completamente tempestato di pietre bellissime. Infatti ha un bel peso, è bello pesantino. Ed è completamente ricoperto da pietrine. Uno strato è tipo color ambra e l'altro è bianco. Ed è un cerchietto meraviglioso, veramente stupendo. Indosso è bellissimo perché ha mille riflessi, e poi sui miei capelli, che comunque sono color rossiccio, così sta veramente benissimo. A me piacciono questo genere di cerchietti gioiello messi così, poi questo ciuffo preso e messo dietro per dare un effetto un po' barocco, vittoriano, non lo so, così. L'unico problema di questo cerchietto che io metto da parte e ne uso altri è perché queste pietre fanno sì che un sacco di capelli si incastrano, e io quando lo metto ogni volta puntualmente mi tira via tanti capelli, ed è una cosa fastidiosissima, perché quando sono in giro tutti i capelli si incastrano fra le varie pietre, soprattutto se c'è vento. Quando io poi lo devo levare, vi giuro che è un casino, perché mi fa malissimo, mi strappa un sacco di capelli e ho paura che i capelli, comunque incastrandosi all'interno, possano rovinare il cerchietto. Ed è un peccato, perché l'ho pagato tantissimo, penso di averlo pagato 25 euro, se non qualcosa di più, e l'avevo comprato per una occasione molto molto importante che c'è stato un po' di tempo fa, da Zara in Duomo. Quindi è un cerchietto che è bello, è fatto bene, è veramente bello, però non lo utilizzo spessissimo perché è un po' così, un po' fastidioso. Sicuramente lo utilizzerò di più adesso nel periodo di Natale, perché è molto festoso, molto così, un po' brillante. Le cose brillanti a Natale ci stanno sempre. E quindi niente, questi sono stati i miei fidanzati e i miei ex del periodo. Io spero che questo video vi possa aver tenuto compagnia, che vi possa aver fatto, non so, strappare una risata, che vi abbia appunto intrattenuto. E a me è una tipologia di video che piace tantissimo, sia girare che fare, perché mi fa sempre scoprire cose interessantissime. E quindi se questo video vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di lasciarmi un pollice in su se vi va, di commentare, iscrivervi e di attivare la campanellina a questo canale, perché altrimenti magari quando io pubblico un video non vi arriva sempre la notifichina. E io vi chiedo se vi va di commentare con l'emoji del cuoricino, perché non so, con il cappellino a forma di cuore mi è venuta voglia di tanti tanti cuoricini. Quindi se volete commentate con queste emoji, così mi fate capire che siete arrivati fino alla fine. Io adesso vi lascio, vado a mangiare perché è ora di pranzo, e vi mando un bacione enorme, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!